Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi avevo promesso che vi avrei fatto un video in cui vi spiegavo come ci siamo organizzati per il nostro viaggio in Marocco e i consigli che mi sento di dare a chi vuole intraprendere questo viaggio. Quindi, come ci siamo organizzati per questo viaggio? Essenzialmente non ci siamo organizzati, perché io e Jimmy non abbiamo avuto tempo quest'inverno di metterci lì e guardare come fare questo viaggio, come organizzarci, come organizzarlo, soprattutto perché lo vedevamo come qualcosa di abbastanza difficile, non avendo visto o avuto nessuna altro nostro amico che aveva fatto questo viaggio, non sapevamo bene come organizzarci o quanto potesse essere sicuro farlo da soli, ma soprattutto prendere in affitto una macchina all'estero, soprattutto quando si è sotto i 25 anni, risulta molto costoso perché i giovani devono pagare una tassa maggiorata. Quindi abbiamo deciso di affidarci a un tour organizzato. Abbiamo cercato in internet, abbiamo preso il primo che abbiamo trovato, non lo dite a nessuno, e questa agenzia che abbiamo trovato si chiama Tour in Marocco. È un'agenzia gestita da un'italiana che vive in Italia e il suo compagno marocchino che vive in Marocco, e gestiscono questi tour. Sono molto disponibili in quanto gli abbiamo detto le nostre necessità e quello che volevamo fare. Noi volevamo fare un tour completo, quindi sia delle città imperiali che del deserto, e loro hanno adattato la loro offerta alle nostre richieste. È essenzialmente un road trip, quindi un viaggio fatto in macchina, con la valigia sempre in mano, perché ogni giorno si cambia meta e si dorme in un posto diverso. Si ha a disposizione un autista 24 ore su 24 che vi segue tutto il viaggio, che è sempre disponibile, è sempre lì, ed è lui che vi porta in giro essenzialmente. Nel prezzo del tour è incluso sia l'autista, alcune guide in tre città imperiali, alcune cene nei Riad e il pernottamento nei Riad. Le colazioni sono anche incluse, ma sinceramente vi consiglio di portarvi qualche vostro alimento perché possono essere ripetitive per 12 giorni. Io ho problemi di glutine, quindi già mi ero portata qualcosa, ma anche Jimmy ha sentito il bisogno di comprare dei cereali al supermercato perché le colazioni diventavano un po' troppo ripetitive. Essenzialmente questo è stato come non abbiamo organizzato il tour, come ci hanno organizzato il tour, e i pro di questo è che hai zero pensieri di organizzazione. Davvero, noi siamo arrivati lì in Marocco e davvero non sapevamo cosa dovevamo fare, dove dovevamo andare, perché non avevamo avuto tempo. Io mi sono laureata, Jim doveva studiare. Inoltre, essendo guidata da un autista marocchino e essendo quindi sempre a contatto con marocchini, vedi tutto ciò che è rilevante. Il nostro autista è stato molto bravo a proteggerci dagli accalappiatori di turisti e quindi abbiamo vissuto la vera esperienza marocchina. Inoltre, una cosa da non sottovalutare è che la nostra guida aveva il wifi in macchina. Per me è stato fantastico perché ho potuto condividere con voi in live stream praticamente tutto il viaggio. E l'autista inoltre aveva il frigo in macchina, che per l'acqua fresca nel deserto è stata una manna dal cielo. E inoltre, essendo con un autista marocchino, abbiamo evitato tantissimi posti di blocco della polizia. Chiamiamolo autista Rachid perché sennò mi confondo con guida autista. Quindi Rachid ci ha spiegato che la polizia blocca spesso i turisti che affittano le macchine, e infatti abbiamo incontrato durante il nostro viaggio dei turisti che avevano preso le loro macchine, stavano facendo il loro road trip senza nessuno, e loro ci hanno detto che erano stati fermati 5 volte e che ogni volta dovevano tipo dare dei soldi che poi gli venivano restituiti, insomma un casino. Quindi abbiamo preferito di gran lunga questo. Ci sono alcuni contro, ovviamente. Indubbiamente costa di più perché paghi il servizio dell'agenzia e paghi l'autista disponibile 24 ore su 24, e sono sicura che se l'avessimo pensato da soli e se ci fossimo organizzati i nostri Riad come siamo sempre soliti fare con Booking eccetera, avremmo speso di meno e probabilmente saremmo stati in Riad un po' più carini. Anche perché in quelli in cui siamo stati spesso le cene non erano sufficienti, non era abbastanza il cibo e spesso andavamo a letto un po' con la fame perché quello che ci davano era quello che avevano. Spesso i Riad non erano ristoranti ma avevano tipo preso il cibo essenzialmente per noi per quella cena e quindi non avevano altro cibo da darci, e infatti una sera ci è successo un po' un casino, però vabbè. Dopo questo viaggio posso sinceramente dirvi che la soluzione migliore per chi non ha tempo o voglia di organizzarlo è sicuramente il tour. Questa è un'agenzia molto affidabile, anche se l'unica cosa che sinceramente non mi ha molto piaciuta è stato il fatto che il saldo si è dovuto fare in contanti il primo giorno in cui si è incontrato l'autista, e essendo comunque abbastanza cospicuo questo saldo, io e Jimmy avevamo un po' paura di
perdere questi soldi o comunque, sai, avere in contanti somme importanti non è proprio stato proprio il massimo. E infatti è stato questo il motivo per cui abbiamo deciso di passare le prime 2 notti in un resort con cassaforte e tutto prima di consegnare i soldi e perdere il pensiero. È comunque affidabile, anche noi abbiamo avuto paura che nel momento in cui davamo i soldi poi la nostra autista scompariva, ma è rimasto e ci ha fatto vivere un'esperienza incredibile. E invece, se avete tempo di organizzarlo, ma soprattutto dopo aver visto il mio video, siete anche magari più predisposti, o comunque avete capito un po' come funziona, e anche questo era il nostro problema, non sapevamo come funzionasse. Secondo me la soluzione migliore è prendere una macchina a noleggio, partire da Fes e fare giro Fes, Chechen, Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakech, quindi tutte le città imperiali, e poi da Marrakech prendere un tour del deserto e o lo trovate magari online già dall'Italia, oppure lì ce ne sono davvero tantissimi e so di un mio amico che l'ha preso, che vi portano 2 o 3 giorni nel deserto e vi riportano a Marrakech. Tenetevi il giro del deserto alla fine perché è davvero un'esperienza fantastica che rimane nel cuore e la parte più suggestiva. Per quanto riguarda le visite guidate, vi consiglio assolutamente di prendere una guida a Fes perché le attrazioni turistiche sono dentro dei palazzi, delle case che, a meno che non abbiate una mappa sotto mano, ma che è difficile non essendoci wifi all'estero, non riuscirete a trovare o a vedere. Ora parliamo delle cose utili, quindi cosa portarsi e cosa è indispensabile acquistare lì. Assolutamente, ragazzi, delle pastiglie, dei fermenti lattici, Imodium, medicinali contro la diarrea del viaggiatore, perché io e Jimmy siamo stati male, a tratti malissimo, lui durante il viaggio, io alla fine, ma adesso è passata una settimana da quando siamo tornati e sto ancora maluccio. Mi sto riprendendo da un paio di giorni, ma sono stati 6 giorni terribili. Quindi assolutamente qualcosa contro la diarrea, eccetera. Da acquistare lì assolutamente uno shampoo 2 in 1. Ed è stata una manna dal cielo perché non tutti i Riad avevano il sapone o lo shampoo e il balsamo, e quindi è stato utilissimo. Indispensabile da portarsi, in realtà non c'è granché. In molti mi avete chiesto se bisogna coprirsi la testa, le spalle. No, cioè siamo turisti e loro sanno che siamo turisti, quindi accettano il nostro stile. Ovvio, non andate nude oppure con le chiappe all'aria, mettetevi dei pantaloncini un pochino più lunghi e delle magliette non troppo scollate. Poi vabbè, io potevo metterle scollate perché tanto non mi si vede nulla, però dettagli. I souvenir, allora, di molto carino, io ho preso un vestito di pashmina, delle ciabattine, dei bracciali, degli orecchini, delle maglie di lino, delle mini tagine, un puff di pelle, insomma, abbiamo dato all in con i souvenir. Su questo argomento ho bisogno di dirvi una cosa molto importante. La contrattazione è fondamentale in quel mondo. Quando chiedete un prezzo, loro vi tirano un prezzo assurdo. E appena dite no, incomincia la contrattazione. Loro incominciano a dirvi ultimo prezzo, ultimo prezzo. E voi direte no, no, non lo pago 400 dirham, che sono 40 euro, lo vorrei pagare 150. E loro vi dicono no, no, 150 è troppo basso, ultimo prezzo, no 150. E tu gli fai 150. Insomma, la tiritera va avanti così per 20 minuti, voi dovete tenere duro, alla fine lo portate via per 100, perché è così. Cioè, all'inizio è anche stato simpatico, carino, poi credetemi, ora dell'ultimo giorno non ne potevo più. Però mi sono portata via talmente tante cose a prezzi stracciati, cioè ad esempio le ciabattine di pelle a 15 euro, il puff di pelle di cammello l'abbiamo portato via a 20 euro, 23. Quindi assolutamente contrattate anche l'anima. Io mandavo avanti Jimmy perché non c'ho voglia. Come si mangia? Allora, la cucina è abbastanza limitata. Di sicuro adesso direte: ma no, ci sono 10.000 piatti. Cioè, ragazzi, sono andata al ristorante per 12 giorni di fila e ho trovato nel menù sempre i soliti piatti. Quindi, vabbè, io l'ho trovata limitata. Tagine, spiedini di carne di tutti i tipi. Hanno una pastiglia che è una tortina di pasta filo, penso, con dentro della carne cucinata con cannella e zucchero.
In molti mi avete detto che è buonissima, io non l'ho potuta assaggiare ovviamente. Jimmy l'ha trovata disgustosa, quindi assaggiatela e fatemi sapere cosa ne pensate. La cucina è molto basic, è molto semplice, vi troverete bene sicuramente, solo che loro usano molto cumino, molte spezie e io non voglio essere maleducata, non voglio offendere nessuno, anche se su Instagram qualcuno si era offeso, ma io sono dell'opinione che tutte quelle spezie dopo un po' entrino nella pelle e ci hanno fatto puzzare. Non siamo abituati a questi odori e la nostra pelle non è abituata a questi profumi, questi odori. Cioè, noi ci sentivamo un po' puzzare per il cibo che stavamo mangiando, ma non perché fosse cattivo, ma proprio perché le spezie erano un po' entrate troppo dentro di noi. Quindi magari stateci attenti e provate a prendere gli spiedini di carne se non siete proprio dei patiti delle spezie. È una cucina che non ha molti formaggi e infatti non ho mangiato assolutamente formaggio in questi 10 giorni e ho notato una cosa da questa esperienza, che i formaggi mi gonfiano molto. Non me l'aspettavo e così è stato, perché non mangiando formaggi mi sono trovata a me sempre molto piatta. Vabbè. Questione del senza glutine, ve ne avevo già parlato nel vlog, ma è stata un po' difficile per quanto riguarda la colazione, perché non erano assolutamente adattati o comunque non avevano niente da darmi senza glutine, se non i primi giorni ho trovato delle uova sode, ma basta, poi non le ho mai più trovate dal quinto giorno in poi e non sapevo assolutamente cosa mangiare a colazione. Per fortuna mi ero portata delle mandorle e dei semi di canapa e all'inizio dell'avena senza glutine, ma non me ne ero presa abbastanza perché in realtà speravo di trovare qualcosa lì da mangiare, comunque non è che potevo partire con il pacco da un chilo di avena. E sono rimasta senza e quindi ho comprato delle gallette che inzuppavo tristemente nel latte caldo, che poi a me il latte fa schifo perché sa proprio di mucca e a me non piace, infatti per questo bevo il latte di mandorle. Però ho scoperto che il latte caldo fa sentire meno il gusto, però cioè basta, non posso più vedere latte, anche perché comunque a me il latte dà anche mal di stomaco, quindi proprio, però a me gli estremi estremi rimedi. Infine, la mia opinione su questo viaggio. È stato un viaggio che mi ha insegnato abbastanza. Mi ha insegnato che il mondo è diverso, vario e vago. Sinceramente non mi è piaciuto assolutamente la parte dei souk, dei mercati, propriamente marocchini, perché i mercati sono un po' divisi nella parte turistica, tutti i souvenir, tutto bello, tutto colorato, eccetera, e poi la parte dove i marocchini fanno la spesa. Quella parte è davvero, ragazzi, orrenda. Situazioni igienico-sanitarie inesistenti, cibo che viene lanciato a destra, a sinistra, mosche nel cibo, cioè gatti per strada, mezzi maribondi, la gente che li pesta, che non li considera, proprio, guardate, una situazione orrenda. Cioè io e Jimmy facevamo il giro per questi souk la mattina. Credetemi se vi dico che noi arrivavamo a pranzo alle 4, perché mentre giravamo quei posti ci si chiudeva lo stomaco. È una cultura differente, ma io non la provo, perché comunque il rispetto per gli animali e anche il rispetto per le persone non deve essere messo da parte soltanto perché qualcuno ha una cultura diversa. La cultura diversa si vede nella religione, si vede nei modi di vestire, si vede in tante cose, ma per quanto si parla della salute non c'è cultura che tenga, cioè, quindi assolutamente è stato abbastanza scioccante fare il giro per quei mercati. Questa vacanza mi è piaciuta, indubbiamente, mi ha mostrato un mondo che non è mio, ma mi ha anche fatto capire che non vorrei mai vivere in questo mondo. Sto bene dove sono e sono contenta di averlo fatto. Spesso leggo di recensioni del Marocco super positive, super felici, super sgaie, ma io sono dell'opinione che o queste persone l'hanno davvero passata nel resort e poi sono andate a fare il giro per il souk turistico, quindi hanno trovato divertente la parte del contrattare e vabbè, però si sono fermati lì. Però secondo me è giusto dire la verità, è giusto dire come stanno le cose ed è anche giusto dire che da parte mia, bello il Marocco, sono contenta di averlo visto tutto perché non ci tornerò mai più.
se non nel deserto, perché è un'esperienza che non abbiamo vissuto al pieno in quanto era nuvoloso, ma ci sono deserti più grandi, cioè il deserto del Sahara, in realtà il deserto del Marocco l'abbiamo visto con la mappa da internet, non è veramente un deserto ma è un po' una macchiolina. Non ho ben capito. Quindi in un futuro, quando e se avrò la possibilità di andare in deserto, riandrò in un altro posto ad esplorare un nuovo mondo. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sarà utile per chi dovrà esplorare o chi vorrà esplorare il Marocco. Finisco col dirvi che sinceramente sono tornata e ho voglia di mare. Non farò mai più un agosto senza mare, perché è davvero qualcosa che mi manca, che mi è mancato e che mi sta mancando. Consiglio in realtà questo viaggio per il periodo di aprile e di settembre-ottobre, perché la temperatura magari è un po' più mite, anche se noi comunque il caldo l'abbiamo sopportato bene, perché in macchina il nostro autista aveva l'aria condizionata. E basta, quindi io risponderò alle vostre domande che magari non ho risposto in questo video nei commenti qua sotto, quindi lasciatemeli. Se il video vi è piaciuto, l'avete trovato interessante, lasciate un mi piace. Scusate la voce un po' roca, ma sono ancora un po' debilitata dopo questa settimana di mal di intestino, ma mi sto riprendendo. Io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!